Da quando, nella casa del Grande Fratello, gli inquilini hanno scoperto dell'unione e della storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, in molti hanno cambiato atteggiamento e pensiero nei confronti dei due geffini. Sono in molti a non credere del tutto all'avvicinamento tra i due protagonisti, ma soprattutto sono in molti a criticare e condannare il loro atteggiamento e il loro comportamento. A risentire maggiormente e soffrire per la loro unione sono Javier Martinet e Elena Prestes. Entrambi, nella puntata di lunedì sera, oltre ad essere rimasti delusi per il comportamento di Shaila e Lorenzo, hanno rivelato di voler voltare pagina, dimenticare ogni cosa e pensare a se stessi e al proprio percorso al GF. Ma quanto accaduto ieri sera ha lasciato molti coinquilini letteralmente senza parole. Grande Fratello, Shaila e Lorenzo criticati per il loro comportamento. Ieri sera, il Grande Fratello ha deciso di mettere un po' di musica dopo cena per far divertire e svagare i concorrenti. Javier e Elena ne hanno subito approfittato per andare in giardino e ballare un po'. Ma poco dopo sono usciti anche Lorenzo e Shaila che si sono appartati a pochi metri dagli altri due per baciarsi appassionatamente. Il comportamento dell'ex velina di Striscia la Notizia e del modello milanese non è affatto piaciuto ad alcuni coinquilini che, osservandoli da dentro la casa, hanno affermato come abbiano avuto poco tatto nei confronti di Javier e Elena. La prima ad esprimere il proprio giudizio è stata Jessica Morlacchi, come riportato da Bicci, sono senza parole, tatto zero. Davanti ad Avi stanno facendo il panico, ma guarda che slinguate ragazzi. Evitate, che facciano pure, ma qui è tatto zero. Io non credo neanche che non abbiano dormito insieme, in hotel, e si saranno sicuramente preparati qualcosa. Anche Amanda Lecciso si è trovata d'accordo con le parole dell'amica, che poi uno può fare tutto, ma è il modo e il contesto. A entrambi avevo detto che almeno i primi giorni potevano evitare di limonare davanti ad Javier ed Elena. Subito dopo è intervenuto anche Enzo Paolo Turchi che ha definito il tutto un poco troppo, fuori c'è una scena di quelle. Sarò sbagliato io che vi devo dire. Sarò all'antica, ma sono felice e contento di essere all'antica su certe cose. Essere all'antica non significa condannare in toto la modernità. Ma qui mi sembra un poco troppo, in difesa di Shaila e Lorenzo è intervenuto Luca Calvani che ha invitato i compagni a lasciarli stare ma subito Jessica ha replicato dicendo «Nessuno dice di non farlo, ma si stanno limonando come se non ci fosse un domani a mezzo metro dagli altri due». Capisci?